Buon pomeriggio a tutti. Allora, aspettate sempre quei 2 minuti iniziali, ragazzi, che adesso arrivo, eh. Ok. Mamma mia, sto microfono, mamma mia. Signori, signori belli, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Passato le vacanze della Befana, adesso riprendiamo a lavorare come prima. Non ci sono più vacanze. Buongiorno, capocantiere. Buongiorno a lei, Duckworth. Buongiorno a lei. Allora, questa live sarà breve. Durerà sì e no 10-15 minuti. Non disturbo. Non si allungherà di troppo. Come va in questa sera? Bene, bene, bene. Sto aspettando alle 4 del mattino di stanotte perché c'è il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e domani vorrei portarlo, almeno faccio un po' di variazione tra videogiochi e reaction. Allora, prima di iniziare, parliamo un po'. Ma sì, spero che non cracchicchia il microfono. Sempre raffreddato come al solito, però vabbè. Piove qui pure, tra l'altro. Quindi giornata top, top, top. Mi sono svegliato mezz'ora fa. Quindi va bene, ci sta. Allora, questo sarà un video anche di YouTube. Quindi in teoria è tutto già programmato. Allora, come potete aver letto dal titolo, oggi vi mostrerò un possibile, appena ho visto questi video veramente sono rimasto di merda, ma in senso positivo. Com'è andata su Demon's Souls? Niente, ho caricato il video sul canale e l'ho disinstallato. Ormai il content l'ho portato su YouTube, la gente... No, non è che le piace perché ancora la devo far uscire su YouTube. Mo ti dico anche il giorno in cui esce. Il 9. Oggi. Oggi alle 2. Quindi ci sta. E invece riprendi di God of War l'episodio 1 l'11, dopodomani. Quindi vabbè, ci sta. Quindi sono in programma con i tempi. Con la tempistica. Poi non so quando porterò un prossimo Varemi questo, ma devo portare anche altri progetti. Quindi, insomma, c'è ancora lavoro da fare. Siamo ancora all'inizio del mese del 2023, all'inizio dell'anno. Sarà molto divertente quest'anno. Allora, vi faccio un piccolo aggiornamento prima di iniziare. Un piccolo aggiornamento. What If, la serie di What If, sta per arrivare, ragazzi. Sto scrivendo la battitura. Sto scrivendo tutta la storia, che diciamo è una sottospecie di Marvel Cinematic Universe ai videogiochi, quindi in teoria non vi dovete preoccupare, è una storia raccontata, un po' speciale come raccontata, però diciamo che il pezzo ce l'ho, il pezzo ce l'ho. Poi ci saranno episodi di Remanescence, ci saranno nuovi episodi di Varemi questo. Ho fatto un acquisto, mi racconti, mi dica. Intanto che mi prude anche la testa. Allora, altri 2 minuti e poi iniziamo. Iniziamo col video. Io non ce la faccio più questo naso. Mi viene la voglia di tagliarmelo. Molto, molto sofferente qualcosa. Che acquisto ha fatto? Sta scrivendo il poema. Allora, è un gioco horror che ha portato. Che hai portato? Indovina. Ma l'hai già detto. Resident Evil Village. Ma non hai detto che volevi portarlo. Volevi comprarlo e.
Vero? Vabbè, l'ho portato. Secondo me è l'unico infatti, è l'unico gioco horror che ho portato. Se non altro, non mi pare. Perché l'Horror Gaming Show era incentrato solo su Resident Evil 8. Quindi, ok. Diciamo che in parte va bene. Vabbè, iniziamo. Allora, l'argomento che è incentrato di più su questo video e questa live è. C'è sta questo. Anzi, ve lo faccio vedere, va. Ve lo faccio vedere. Ieri giravo su YouTube a caso e a un certo punto incontro questo canale che si chiama Byronic Studios. Ora, da come potete vedere, ha fatto pubblicato solo 5 video. 5 video. Non sono tanti, ma quello che c'è dentro è molto più incisivo e significante. Nel senso che, tra l'altro, un video che ha pubblicato 7 minuti, dopo ve lo faccio vedere raga, perché è una roba assurda. In poche parole, questo ragazzo, uomo, non so definire la sua età, ma il suo sesso sì, quindi è uomo, a quanto pare ha intenzione di fare un remake del primo capitolo di God of War del 2005. Ora ci andiamo a vedere dei presentabili trailer e commenteremo insieme. No, si vede che già è Byronix Studio, quindi in teoria va più che bene. Sì. Ok, a quanto pare lo chiama Kratos e non God of War. E questa è l'animazione del personaggio da fermo. Scusate per il raffreddore. E questa è l'animazione quando impugna le lame del caos. Conosciamo bene questa mossa. Forse abbasserei anche un po' il. Tanto non è chissà che, è solo musica. Ha fatto anche la cosa. Guarda là, guarda che roba. E non solo, sta prendendo anche spunto dal gioco originale. Guardate che roba, raga. Se fa un remake. Ecco, ed è finito. Se fa un remake di questo genere, questo ragazzo. Cioè, raga, top. E metti caso che lo venda anche su PlayStation. Io ci giocherei volentieri, perché alla fine si parla di God of War. Con tanto di Munko e raffreddore. Mo Santa Monica. Allè. Kratos. Si chiamerà Kratos. Originale Make Music Easy Work. First gameplay will hopefully be present. Allora, il primo gameplay, sperando, verrà presentato alla fine del dicembre 2022. Bugia. Boh, io non ci credo. Però, guarda, attenzione, dopo ci saranno dei video sconvolgenti. E maggiore presentazione alla story trailer a Agent Sea Level marzo del 2023. Quindi dobbiamo sperare ancora che nel periodo di marzo del 2023 support and follow. Ok, vabbè. Allora, qui possiamo vedere che oltre a delle musiche bellissime, secondo me, che sta costruendo qualcosa. Una sorta di quello che possiamo vedere anche in God of War 2018.
del 2018 in God of War Ragnarok, che aveva quella sottospecie di spalliera, ok? E a quanto pare in un remake vorrebbe fare la stessa cosa. Però fatta bene, guard cioè guardate la materia. Cioè si vede che è cuoio, si vede che è fatta di pelle. E tra l'altro ci sta mettendo anche la ricucitura con ago e filo, guarda che roba. Ok, prima di passare però a questa parte, che è la parte più intrigante, quella fondamentale, io passerei a questa. Dura 20 secondi, non è tanto, ma guardate la qualità. Sempre Byronics Studios. Kratos il progetto. E va bene, cioè non è. Guardate che roba. Un fuoco fatto bene, che funziona con il vento e che la tela si muove con il vento creato. Poi c'è la marea. Cioè, se questo lavora bene, raga, lo sapete che potete fare? Questo in giro di 2 anni, vi dico 2 anni, non tanto, 2 anni, potrebbe rilasciare un seguente remake di God of War, normale. Sperando che Santa Monica non faccio un remake loro, allora lì so cazzi. Ok, l'ultima parte. Ci vediamo questo. Dura 7 minuti, che è il video più lungo che ha pubblicato. E qui si vede proprio che sta lavorando. Allora, qui abbiamo uno che lavora, un designer, credo. Potrebbe, ma anche un creatore, un presentatore, quello che è. E sta modificando i tratti non solo del personaggio di Kratos, che decisamente, raga, è uguale a quello del 2018 e a quello for Ragnarok, ma dalla faccia si vede che abbiamo un Kratos giovane. Guardate. Sì, riesco. Ok. Guardate qua, il naso, la mascella, tutto riprende da quello del 2018, ma con un pizzetto, quindi fateci caso, con un pizzetto potrebbe andare bene. Quindi, ok, qui sta modificando la spalletta, mantiamo così, la spalletta, va. Che poi guardate che ci ha messo sopra, vedete? Non so se riuscite a vedere. Se girerà, non lo so. Qui ci sono. Cioè, l'ha fatto bene. Ok, qua, quando lo farò vedere, ve lo faccio vedere. Cioè, non so se riuscì. Eccolo, eccolo, eccolo. Guardate che ci ha messo. Ci ha messo l'Omega sopra. L'Omega. Il simbolo proprio dei God of War. E certo, perché in God of War, quello del 2018, c'aveva il Re Gilasha a forma di God of War, dell'Omega. Invece qui adesso ce l'ha davanti, perché adesso ha solo le lame. Poi mi immagino la spada d'Artemide. Cioè, raga, vedete. La gente quando non c'ha voglia di fare un cazzo, no, quando non c'è niente da fare, non c'è un cazzo da fare, fa questo. Io l'invidio sta gente. Cioè, figo. Qui, ma qua siamo solo al design, cioè sta facendo un lavoro della Madonna, cioè sta progettando, sta facendo le formine, sta facendo le animazioni, sta facendo l'ambiente, tutto, la storia. Deve fare pure i dialoghi. I dialoghi come li fa? Adesso sta deformando il cuoio di cui ne parlavamo prima. Ecco, vedete, c'è proprio l'Omega sopra. Vedete il cuoio fatto male? Cioè, ma è fatto bene, però fatto male per la storia del gioco. Cioè, questo è un genio. Secondo me c'aveva una trentina d'anni. Kratos si chiama. Non si chiama neanche God of War. Attenzione. Si chiama Kratos. E guardate già com'è il progetto. Ha una fascia al braccio qui. Abbiamo la gonnellina. E poi abbiamo questo.
Io mi sapevo poi come lo fa. Ah, e qui abbiamo invece la spalliera che è fatta di cuoio. Ma guardate come sta facendo bene. Lo sta facendo bene, raga. E niente, questo è niente. Il problema sono 5 video che purtroppo uno è cortorellato, questo è più lungo, però non ci possiamo fare niente. Visita al canale, non c'è niente di che, abbiamo solo quei video. Non dice gli iscritti, non dice niente. Il sito non ha niente siti, niente di niente. Vabbè, però le visualizzazioni ce l'ha, eh. Poche, ma ecco, questo qua è 12.000, quasi sui 12.000 visualizzazioni. È una roba assurda. E niente, signori, se questo potrebbe essere un progetto God of War, remake God of War, io lo spero, nel caso che esca anche su PlayStation, lo proverei amorevolmente e mi piacerebbe anche giocarci, portarvelo, nel caso che esca, attenzione. Detto questo, signori, io vi ringrazio, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come KingsCorp77, TikTok come KingsLab18. Noi ci vediamo domani, perché oggi non dovevo fare la live in teoria, però vabbè. Ci vediamo domani, faccio un'altra live e vi porto. Non vi porto per il momento nessun progetto, perché sposterò a giovedì, però vi porto Fortnite e The Last of Us. Perché no? Perché no? Dico io. Bene, signori, ci vediamo al prossimo video e alla prossima live. Grazie Dark Wolf per avermi fatto compagnia. Ciao a tutti, ragazzi.